Alert. Systems damaged. Warp drive pressure increasing. Crew, boost warp drive to full power. But Captain... I said full power, that's an order! Redistributing power. Capacitors charging in 4, 3. Just a bit more! Warp successful. We've made it. My damage analysis. Starting damage assessment protocol. Testing main engines. Moderate damage. Engines operational. Testing navigation systems. Navigation systems operational. Testing power systems. Power distribution correct. Captain, we're detecting warp signatures in the vicinity. We've been followed. Prepare for attack. Reinforcements incoming. We need more firepower.
We have lost the shield. One of our shields has fallen. Shields has fallen! Objectives neutralized. Good work, team. Is everyone all right? Captain, I've determined this news will cause a decline in crew morale of 64.7%. But I must inform you that the enemy bypassed our shields. Two casualties confirmed.
Thank you.
System analysis. Critical. Repairs needed immediately. All right, Mai, what's our current position? We are currently in the Thama 6 sector. It is on the outskirts of the Interstellar Republic's headquarters. We should be able to reach it using our drive engines. Preparing warp drive. Warp drive engines damaged. Jump impossible. Mai, which is the closest space station in this sector? It's the trade station and Antares port. Okay, set in the coordinates. Coordinates set. Mai, situation report on Antares port. Accessing database. This station serves as a crucial hub for business tycoons and mining sector speculators. It has a large port specialized for trade freighters that return full of materials from mining settlements. They also swear they have the best beet soup recipe in the universe. Captain Scott from the 5th Republic Fleet here. We request docking permission. Station control tower here. Dock at the assigned bay. Over. Receiving coordinates. Establishing communication. Docking protocol prepared.
Ciao Enigno. Benvenuto nello spazio. Allora, il riassunto è che mentre stavamo scendendo dalla nave sulla stazione spaziale, una tizia ci è piovuta addosso praticamente. Ci siamo scontrati e lei stava trasportando roba e oggetti metallici che le sono caduti tutti addosso. Cosa gli sfondi? Mi dispiace, non stavo guardando dove andavo. Non preoccuparti, sei ferita, ti sei fatta male, dovresti stare più attenta, stai parlando con un capitano della Repubblica, ma io direi non preoccuparti, sei fatta male. No, è stata tutta colpa mia. Oh, mi scusi capitano, mi dispiace tanto. Mi chiamo Susan, sono a capo del laboratorio di riparazione Pulsarship. Cosa posso fare per lei? In realtà stavo giusto cercando un luogo dove riparare la nostra nave, siamo solo di passaggio, no, in realtà stavo giusto un luogo dove riparare quel catorcio della nostra nave ridotta a un colabrodo. Vi avviate insieme verso il molo di attracco dove si trova la tua nave. Susan si stropiccia gli occhi con incredulità. Non ci credo, una nave da guerra KP-564 SC, cioè vuoi dire quello che ne resta. È completamente Totalid, non so cosa voglia dire. Come sei riuscito? Come è riuscito a... Susan sospira profondamente. Molto bene, possiamo riuscirci, ma non sarà economico né facile. Vabbè, immagino che quel Totalid vuol dire ridotta a un cadavere, insomma, che catorcio spaziale. I costi di riparazione eccedono di gran lunga il tuo credito bancario. Dopo i negoziati, dopo le trattative, ti acconsenti a gestire una serie di compiti per lei per ripagarla del servizio. Nel frattempo ti verrà data una nave completamente funzionale. Susan, sai dove posso trovare la sala trasmissioni? Certo, capitano, c'è una baia di trasmissione nel prossimo distretto, posso mostrarle la strada. Le grosse stazioni spaziali spesso hanno un sistema di trasmissione di gran lunga superiore a quello delle navi normali, consentendo così le comunicazioni tra un settore e l'altro. Attraversi la stazione finché non raggiungi la baia di trasmissione dove incontri due guardie. Dopo esserti identificato ti viene consentito il passaggio e individui gli addetti alle trasmissioni che inviano freneticamente coordinate e dati alle stazioni vicine. Ti viene concesso un terminale per poter mandare un rapporto sulla situazione alla Repubblica. Qui Capitano Scott, trasmettiamo dalla stazione Anteros nel settore Tama 6. Ammiraglio Shiao, figura di Shiao, era il cattivo di Siphon Filter. Capitano Scott, aspettavamo il suo arrivo 2 giorni terrestri fa. Spiegagli la situazione. Sì, signore, abbiamo avuto dei problemi. Stavamo seguendo la traccia di una rete schiavista nel settore di Toba One. Ci siamo infiltrati nella loro base e abbiamo ottenuto parti cruciali delle informazioni che ci avevate chiesto, ma i nostri scienziati non sono stati ancora in grado di decifrarle. Durante la ritirata abbiamo subito un'imboscata da parte di una flotta d'assalto. Credevamo di averli seminati quando siamo arrivati in questo settore, ma siamo stati intercettati. Alla fine siamo riusciti a finire le navi nemiche, ma due dei membri del mio equipaggio hanno perso la vita e la Genesis era andata praticamente distrutta. Ammiraglio Shiao, mi dispiace sentire tutto questo, capitano. Daremo loro le onoranze che meritano. Qual è l'attuale stato della sua nave? La nostra nave è danneggiata. Attualmente non è operativa. Appena sarà riparata, torneremo al quartier generale per il vertice stellare. Come uno dei più esperti capitani della Repubblica, la sua presenza è richiesta a capo della scorta e per la ricezione dei nostri ospiti. Ogni corpo di governo dell'universo sarà presente e metteremo da parte le loro differenze in favore di una nuova era di pace e prosperità. Non si preoccupi, ammiraglio, arriveremo prima che cominci la visita. Allora, il pannello della stazione spaziale è dove sono presentati tutti i servizi offerti. Nella sezione dell'equipaggio potrai ingaggiare diversi membri dell'equipaggio per le posizioni della tua nave. Se hai dei membri dell'equipaggio morti, ricordati di consegnarli per le onoranze funebri in modo da liberare spazio per il carico. La sezione per il magazzino ha la possibilità di acquistare diversi tipi di equipaggiamento. Il pannello di contratti ti dà la possibilità di accettare diverse missioni in cambio di ricompense.
la ricompensa ti permetterà di il bottino ti permetterà di immagazzinare capsule di salvataggio da utilizzare in nuove missioni, in nuovi corsi. Quindi consegna i corpi ai membri dell'equipaggio morti, accetta il contratto alla brigata di Anteros. Vediamo. Allora, lo specialista John Cook ha servito coraggiosamente sulla Genesis agli ordini del capitano Scott e ha servito con devozione e fedeltà la Repubblica Interstellare. Sarà ricordato con onore e orgoglio. Ok. Come faccio a consegnare il corpo? Nick Funeral, ecco qua. Allora, per poter riparare la nave è necessario un reattore a ioni. Questo di solito non sarebbe un problema se avessimo i materiali richiesti, ma in questo caso, non, ma questo non è il nostro caso. Non abbiamo ricevuto notizie dalla fregata spaziale E32 Pulsar Repair Ship da 2 giorni terrestri. Il suo equipaggio non risponde a nessuna chiamata e le loro ultime coordinate mostrano che si sta avvicinando a un campo di asteroidi noto come il cimitero di Anteros. È necessario trovarli immediatamente. L'obiettivo è indagare sulla zona e recuperare il carico. Presumo che dovremmo uscire di qui. Aspetta, sempre giù da Pod Station. Perché era possibile non aprire le capsule, ma portarsele dietro e poi immagazzinarle, ma vabbè. Questo non ci riguarda. Crew members, devo sostituire i morti. Allora. Erano due specialisti quelli deceduti. C'è la possibilità di ingaggiare qualcuno. Vediamo un po' l'equipaggio. Allora, capitano James Scott, attributi veterano, armatura, munizioni perforanti, carico robotizzato, trigger happy, light weapon. Ok. Marcos Marigno. Junjio Kang. Randa Diaz. Stephanie Brown. Randall Barton. Abdul Balt. Come va la situazione in generale? Ho letto qualcosa sulla pagina Facebook. Diciamo che non sto proprio benissimo, eh. Fisicamente va meglio, però la situazione emotiva è un po' traballante. E mi sto riprendendo molto lentamente. È un po' giù di morale, ma passerà. Niente di irreparabile. Allora, scienziato livello 11, scienziato livello 11. Ma vedo degli upgrade. Ah, però non ci sono punti. Non ci sono punti. Vabbè, niente. È possibile assoldare 2 membri dell'equipaggio per sostituire questi tizi? Credo di no. Perché. Allora, vediamo. Stazione. Inventario. Magazzino. Riparazioni. Stash. Ok. Crew members. No. Tasks, ok, questa è la missione in corso. Dipartimenti, add the crew member, ecco qua. Allora, engineering workshop, scrapping workshop, sick bay, research lab. Oddio, io non lo so, i due tizi che erano morti di cosa si occupavano. Lui dice solo che erano specialisti, ma vediamo un po' che cosa abbiamo a bordo. Specialista, però non mi dice di cosa si occupa. Ah, questo qui ha un punto upgrade disponibile, quindi. Allora, energy weapons, projectiles, salvaging. Ah, ok. Ok, quindi gli upgrade sono questi pallini qui. Se spendo un punto posso aumentare una caratteristica. D'accordo, quindi poi Marcos Marigno. Allora, questi qua sono due armieri praticamente. Si occupano dell'armamento. Dove vogliamo aggiungerlo un membro dell'equipaggio? Ingegneria? Reparto medico? Proviamo con un medico. Allora, Randall Barton, scienziato livello 1.
e uno alla ricerca, vogliamo mettere, oppure engineering, no, engineering ci sono già. Ah no, ma in realtà non sto aggiungendo membri all'equipaggio, sto mettendo i membri del mio equipaggio a fare queste cose. E allora no, fermo. Mettiamo a Blue Blade e poi come faccio a rimuovere? Ah no, forse basta metterlo da un'altra parte. Vedi, Wanda Diaz è un ingegnere e quindi può andare in ingegneria. Ok. Scrapping Workshop Stephanie Brown. Ok, al laboratorio di ricerca non ci sta nessuno, perché gli scienziati li ho già messi tutti e due a fare. Non ci ho capito granché, ma... Li vorrei spostare questi, però... Ecco così, perfetto. Allora no, mettiamo sì Randall Barton che ha Investigation 6, lo mettiamo qua. Vabbè, vediamo se abbiamo cambiato qualcosa, no, sostanzialmente no. Niente, non credo che lui mi farà fare altro, ma questo shotgun lo possiamo mettere da qualche parte, lo devo sostituire a qualcosa. Sì, ma è un'arma del cazzo, perché di fatto fa 60 danni al secondo. Però ha un raggio molto ridotto, no, non mi va. Lasciamo gli armamenti come stanno, questo ce lo portiamo. Va bene, devo uscire dalla stazione, credo. Con qualche difficoltà, perché, ovviamente. Ok. Allora, come vedete abbiamo cambiato nave perché il nostro catorcio è in riparazione. Adesso siamo fermi al modo di attracco 10. Quindi appena gli diciamo di andarci. Tutti avremo riposto, dobbiamo trovare la fregata scomparsa. Capitano, pensa che potrebbe aver subito un attacco? Strano, se fosse stato un attacco, i sistemi di sicurezza avrebbero chiesto un dettaglio dei sistemi di sicurezza alla stazione e questi sarebbero andati ad aiutarla. Avrebbero voluto usare un inibitore di segnale per troncare le comunicazioni. In tutto l'asteroide dove è stata vista la nave non corrisponde a nessuna rotta commerciale. Il decreto M22 della Repubblica impedisce le rotte commerciali per garantire la sicurezza delle sue navi. Questo comportamento sarebbe una violazione diretta della legge organica spaziale 412, sezione 2,8. Ok, questa nave è significativamente più scarsa di quella che avevo prima. Probabilmente perché è la nave di cortesia dell'officina, vediamo se mi ricordo come si guida. Allora, aumentiamo un po' la potenza dei motori. Vai al cimitero di Anteros, che dista una cifra, 200 km. Ok, allora, inseriamo il motore impulso. Nino, come si vede sto gioco? Scatta? Io da qua non vedo niente. Però è una demo, quindi il gioco è ancora di là da venire, non è... Ok, a 15 km si inseriscono motori a impulsi. Siamo arrivati all'ultima posizione conosciuta della fregata, capitano. Non sembra esserci nulla qui. Mai, puoi fare una scansione dell'area? Individuo letture irregolari di radiazioni provenienti dal centro del complesso. Diamo un'occhiata. Complesso sarebbe il campo di asteroidi. Andiamo pure. Non scatta più di tanto, ok. È perché il gioco secondo me è un po'... cioè, buggatello no, non vedo bug, però un po' poco ottimizzato sì, poi io non ho fatto la prova di settaggio.
dei settaggi, non ho guardato i requisiti di sistema che mi è stato regalato, quindi. Cerca indizi sulla fregata dei 32 nel campo di asteroidi. Ok. Dicevo, non mi sono manco preso la briga di guardare i requisiti di sistema. Forse è un po' oltre la capacità di questa macchina, contato anche lo streaming. Captain, Allora, we've got capitano, the abbiamo source of trovato the la fonte delle radiation. radiazioni. We Dovremmo should procedere proceed con to la scan. scansione. Affirmative. Mine, Affermativo, prepare mai. the Preparo il analysis modulo di module. analisi. Preparing the scan Preparo system. il sistema di scansione. Allora, il sistema di scansione ti consente di scansionare navi nemiche. No, di scansionare navi, sì, nemiche, dico bene, e gli oggetti. Questo ti consente di raccogliere informazioni in battaglia, come il livello del nemico, i suoi punti deboli, oppure ulteriori informazioni relative agli eventi. Punta e premi il bottone del mouse destro per scansionare l'origine delle radiazioni. Ci dobbiamo avvicinare ancora un po'. Stiamo parlando. Quella è la stazione. Sembra avere una grafica non indifferente, esatto, Nino. Io quando ho visto i trailer e ho visto i video ho detto, ma che è sto coso? Cioè, veramente. E devo dire, nel primo combattimento che ho fatto prima, non si è comportato male il giochino, eh. Questo dovrebbe uscire nella primavera del 2019. E potrebbe essere una piccola rivelazione, però bisogna anche vedere qual è il livello simulativo, eh. Perché lo vedo un po' complesso. Scusami, l'origine delle radiazioni non è questa. O questo è solo un simbolo che lui ha messo sulla mappa, ma poi. Forse vuole che io faccia una scansione di questi affarini blu? O magari vuole che me ne vada a zonzo con lo scanner, puntando vari oggetti finché non trovo quello giusto. Per esempio, questo che cos'è? Non mi è chiarissimo come si fa la scansione, evidentemente. Lui cosa voleva che puntassi? Questo? Ah no, qui c'è un pod, c'è una capsula. Fermo. Fermo. È questo l'oggetto da scansionare. Questo qui irradiato. E infatti c'è il simboletto sopra. Oh, Scan perfetto. complete, Captain. Scansione It's a completa, capitano. fragment È of un the greatest frammento del calibration reticolo di radical. calibrazione della fregata. I am Ho la 90% certezza del positive that 98% the che il damage to danno e le radiation emissioni di emissions radiazioni confirm a plasma confermino un cannon attacco attack. con cannone a plasma. This looks like the result of an Sembra il attack. risultato di un attacco, Mine, mai. can Puoi you follow seguire la the radiation sorgente signature? delle radiazioni, Comparing la samples. firma radioattiva. Similar readings found Confronto i in nearby campioni. Letture coordinates. simili si trovano in coordinate Establish anche route. simili. Stabilisco una rotta. Ok, quindi in pratica stiamo seguendo la traccia di frequenza della radiazione per trovare altre radiazioni simili in modo da vedere se ci sono altri contami o residui di questo attacco. Quindi è stata attaccata in realtà, è inutile che ci veniamo in giro. 80 km ci vuole l'impulso. Ti devi un po' abituare al modello di guida, però mi piace molto come imposta gli equipaggi. Fermo. Captain, we're being hailed. Capitano, siamo Shall we accept stati the call? una chiamata in arrivo. Vuole accettarla? Affermativo. Ex-Cleo, commander of the Ex starship Clido, commander insurrection della of the nave pirate spaziale fleet insurrezione della here. rotta pirata. I order Vi your ordino di immediate ritirarvi retreat. immediatamente. Questa This fregata è frigate ora is sotto now under our nostro controllo. control. Arrendetevi o Surrender or we'll apriremo il open fuoco. fire. This is the captain Qui of the capitano della warship nave spaziale Genesis Genesis of della the Repubblica Interstellar Interstellare. Republic. Vi I ordino di demand you interrompere halt your immediatamente le activities vostre attività. immediately.
Captain Scott? Capitano Scott e la nave della nave Genesis? Su quel rottame? Vabbè, questo va cercando la della serie cercata. Equipaggio alle armi. Vai, missile partito. È veramente un rottame sta cosa, eh. Meno male che le loro sono di più. Vai col secondo missile. Le musiche pure non sono male. Sì, lo so, succede. Basta che non perdiamo altri membri dell'equipaggio. Ok, ora passiamo al saccheggio. Aspettiamo che la nave mia finisca di bruciare. I resti della nave corrispondono alla fregata che stavamo cercando. Dobbiamo cercare i superstiti e confermare che il carico sia stato rubato. Prepararsi all'abbordaggio. Allora, prima raviniamo le navi pirate. Abbiamo trovato una cassa non comune qui. Ci ho messo un po' per capire come si fa una manovra di recupero. Ok, stop. Ok, cassa comune. Non mi è chiaro quali sono i danni riportati, ma comunque non credo che ci siano state altre perdite nell'equipaggio, perché me l'avrebbe detto. Per me la cosa più importante è non perdere i miei uomini, poi la nave si ripara. Ok, non comune. Adesso andiamo a prendere la fregata e vediamo se ci sono superstiti o no. E devi far nuotare la nave nello spazio per arrivare dove si deve. Così. Entri in ciò che rimane della fregata, mentre il portello d'imbarco si chiude alle tue spalle. All'interno trovi i resti di quello che un tempo era un'enorme nave un'enorme fregata commerciale. Riesci a vedere ogni genere di carico e oggetti sul pavimento, accompagnati da quello che un tempo era l'equipaggio. Dopo aver passato un po' di tempo a cercare fra i corridoi, arrivi in un corridoio con due possibili percorsi. Vai a destra o vai a sinistra? Nino, che dici, destra o sinistra? Vedo che qui il gioco vuole sottoporci a delle scelte. Che vogliamo fare? Per me il metodo Stanislavski è sempre il migliore. Quindi lascio a te la scelta nella più totale ignoranza. Sinistra, ok, andiamo a sinistra. Tu e il tuo equipaggio avanzate attraverso il corridoio che avete scelto. Più andate avanti nella nave e più avete la sensazione di non essere da soli. Dopo un po' raggiungi un altro incrocio. Andiamo a destra o a sinistra? Vai. Thank you.
Che vogliamo fare? Andiamo a destra stavolta? O continuiamo a sinistra, mantenendo la nostra ferma posizione? Andiamo di nuovo a sinistra. Allora, vediamo un po' che succede a sinistra. Raggiungete una piccola camera dove il percorso si divide nuovamente in due direzioni. Uno degli specialisti dice: Capitano, credo che siamo già stati qui. Sei un po' più vicino, ti avvicini un po' e sei quasi certo di essere tornato la prima svolta che hai fatto. Vabbè, allora andiamo a destra. Tu e il tuo equipaggio avanzate attraverso il corridoio che avete scelto. Più avanti nella nave andate e più avete la sensazione di essere da soli. Ok, quindi andiamo di nuovo a destra. Dopo aver camminato in cerchio arrivate ad un corridoio. Sì. È la porta di una sezione che si apre davanti a voi, attraverso la cornice della porta. E ancora dentro, e ancora nell'oscurità, siete in grado di distinguere una debole luce. Entriamo, ho un brutto presentimento, ma entriamo. Appena entrate, le porte si chiudono e le luci si accendono. Al termine della stanza vedete un carico di protonite grezza ammucchiato a file che emette deboli raggi di luce. Una voce robotica vi sorprende, sembra essere il sistema di intelligenza artificiale della nave. Intrusi individuati nella baia di carico. Attivazione del protocollo di sicurezza. Aprire le porte di evacuazione. Aia, ma che facciamo? Siamo l'equipaggio della Genesi della Repubblica. L'intelligenza artificiale aspetta qualche secondo e ricomincia a parlare. Apertura sospesa, controllo credenziali. Errore, sono intrusi. No, sono il capitano Scott, siamo qui per salvare la fregata. Chiedo di parlare immediatamente con il capitano. Sistema artificiale, intelligenza artificiale. Esita per qualche secondo. Stabilimento analisi, probabilità che gli intrusi non siano identificati come intrusi, 100%. Senti i servomotori della porta della baia di evacuazione stridere. Allora siamo intrusi. Ok, probabilmente probabilità che gli intrusi non siano identificati come intrusi. Stabilimento analisi, errore. L'intelligenza artificiale comincia a calcolare probabilità mentre sembra un po' confusa. Solo qualcuno che non è un intruso affermerebbe di esserlo. Quali sono i tuoi ordini mai? Oddio, devo provare a ragionare con l'intelligenza artificiale? Bel test di Turing questo. Confusa, l'intelligenza artificiale risponde: il sistema Mai deve assicurare la sicurezza del carico e ha compito di eliminare gli intrusi che potrebbero prenderlo. Se vogliamo proteggere il carico, dovresti essere tu l'intruso. Saresti tu l'intruso che lo sta mettendo in pericolo. A causa di questa premessa il sistema continua. Errore di analisi, errore logico fatale, distruzione degli intrusi. Le porte si chiudono dietro di te, eliminando il rischio di essere espulsi attraverso di esse. E così l'intelligenza artificiale prosegue una litania di errori finché non giunge alla conclusione che deve autoeliminarsi. Senti la sua voce spegnersi, mentre ti assicuri che siano tutti sani e salvi. Madonna. Ci è mancato poco, torniamo alla Genesis, o meglio alla sua sostituta con il carico. Caricate le casse di protonite sulla nave e cerchi un registro di che cosa potrebbe essere successo. Gli ingegneri cercano attraverso i pochi terminali funzionanti rimasti, ma tutti i dati sembrano corrotti. Devi fare una copia di sicurezza per poterlo studiare nel seguito. Torniamo alla stazione per informare Susan. Che tipo di pirati assalterebbero una fregata carica di protonite per poi abbandonarla? Le armi di X-Pylo non corrispondono alle radiazioni che stiamo seguendo. Capitano, i dati codificati sembrano seguire lo stesso percorso ottenuto a base degli schiavisti. La nostra squadra non può intraprendere indagini, non abbiamo trovato abbastanza indizi. Ok, allora dobbiamo tornare alla stazione.
stazione che ora si trova di là. Mettiamo in moto questo trabiccolo, che poi ha una bella linea, mi piace, solo rispetto alla nave che avevo prima è veramente un caccia stellare questa cosa. Prima avevo una nave da combattimento. Va bene, aumentiamo al massimo motori a impulso. Ora dovremo atterrare alla stazione come abbiamo fatto prima. Sembra una versione potenziata di Fusion Genesis, solo che invece di avere la grafica in verticale si pilota la nave con un caccia stellare e ha forse più variabili, un pochino in più almeno, non saprei quante però. Allora, fermati, fermati. Aumenta al massimo i motori. Allora, vai ad atterraggio numero 4. Bisogna vedere se ci danno il permesso di atterrare. G, request permission to dock. Station control tower here. Dock at the assigned bay. Over. Ok, sì, eccolo. Receiving coordinates. Dicevo coordinate, stabilisco comunicazioni, protocollo di attracco. Vabbè. Non ci rimane che eseguirlo. Si spera nella maniera più valida possibile. Stare così. Vediamo se l'elettrocalamite entra in funzione. Sì, perfetto. Ok. Dopo essere arrivati alla stazione, vai al porto di carico dove si trova la tua nave. Qui trovi Susan che si affretta per venire ad incontrarti. Ti corre incontro. Siete tornati, avete trovato niente? Susan ti guarda con aspettativa, in attesa di una risposta. Abbiamo trovato la fregata, non c'erano superstiti. Erano tutti morti, Susan, non abbiamo potuto fare niente. Sono stati uccisi in maniera brutale. Susan sembra scioccata dalle notizie. Dopo qualche secondo si riprende e comincia a parlare. Non può essere. Conoscevo il pilota da quando eravamo bambini. Siete stati in grado di recuperare il carico? Sì, lo abbiamo recuperato. Bene, almeno una buona notizia. Il nostro equipaggio attualmente è pesantemente impegnato nei lavori di riparazione. Dal momento che vi serve la nave il prima possibile, forse i vostri ingegneri potrebbero aiutarci. Potete raffinare le barre di protonite e fabbricare un nuovo reattore a ioni? Certo, ci metteremo subito al lavoro. Allora, hai ottenuto il tuo primo progetto. Con questo e con i materiali specificati puoi creare l'oggetto rappresentato sul progetto nel tuo pannello dei compiti. Le armi e alcuni oggetti possono essere riciclati in modo da andare nel pannello dei compiti e assegnarle... per fare questo vai nel pannello compiti e assegna il compito richiesto. Inserisci l'oggetto e il membro dell'equipaggio che si occupa della prova. Quindi vai allo schermo dipartimenti nell'inventario e ricicla la protonite grezza.
Allora, scrap deve essere questo. Con i materiali ottenuti fabbrica un reattore a ioni. Non ho capito cosa devo fare. Mine launcher. Falso generator, proton generator, roprotonite, ecco qua, scrap. Con i materiali ottenuti fabbrica un reattore a ioni. Sarà qui. Un reattore a ioni, ecco qua. Questo vuole 500 unità di protonite. Un reattore, un piccolo reattore aggiuntivo situato all'esterno dello scafo della nave. Si aggiunge ai reattori della nave. Si aggiunge ai reattori della nave, incrementa la potenza di propulsione e offre una velocità molto maggiore in combattimento, rendendo la nave più difficile da colpire. Ok. Susan esamina da vicino il reattore a ioni. Un eccellente lavoro, con questo ho rimosso tutto quello che ci serve per completare le riparazioni. Ho un altro favore da chiedervi nel frattempo che finiamo di sistemare le cose. Vieni a parlarmi quando sei pronto a partire. Ok, naturalmente. Allora, qui c'è il carico che abbiamo recuperato dalle navi pirata e andiamo a vedere di che si tratta. 188 crediti. Crediti, 190 protonite. Questo cos'è? Sistema lanciamissili intelligente Mark 1. Questo sarebbe carino da installare. Intergalactic Corporation, ok. Questo non c'è proprio un posto dove installarlo, vero? Main Launcher. No, vabbè. Pulse Generator Mark 1. È un po' un catorcio sta cosa, intanto. Va bene, allora, stazione, tasks. No. Inspection, ecco qua. Abbiamo smesso di ricevere carichi di protonite. Dopo l'attacco alla fregata non siamo più in grado di garantire la sicurezza della rotta commerciale verso le stazioni minerarie del settore. L'ispettore Howard Hoggins deve compilare i suoi documenti immediatamente. Trasportatelo qui e valutate lo stato della stazione. Ok. Well, we have a long way to go. We should depart. Engines on maximum drive. Ok, abbiamo una lunga strada da fare, dovremmo partire. Unauthorized order. You lack bridge privileges. Mancano privilegi di comando. So now I have a babysitter? Così ho una babysitter, la Repubblica ti ha mandato a sorvegliarmi? È una questione di sicurezza, signor Hoggins. L'ultimo carico di protonite è stato attaccato. I capitani non sono quello che erano una volta. Se una nave pirata mi attaccasse, non ci sarebbe abbastanza spazio per loro. Siamo certi.
viola, però un po' più vicino, lo devi mettere. Va bene, mettiamoci in posizione di scorta. Che diavolo, queste navi da trasporto non sono le nostre. È un'imboscata? Sembra che abbiano trovato un intermediario più interessante della tua compagnia, Mr. Hoggins. Non può essere, dobbiamo registrare questa cosa immediatamente. In qualunque momento del gioco puoi accedere alla modalità foto. In questa modalità ti fermerai e dovrai completare il controllo sulla telecamera e sui parametri per poter prendere delle foto e poter fare delle foto spettacolari. Salvale direttamente sul tuo computer o premi il tasto per nascondere l'interfaccia e fare uno screen cap con il sistema di Steam. Quindi premi P per la photo mode. Ok. Premi il tasto destro per immobilizzare la telecamera. Vabbè, io non sono un grande fotografo, quindi non so assolutamente come regolare i parametri. Facciamo finta che questa sia la nostra foto. Ok. Mi ha spiegato come fare gli screenshot, praticamente. Quando il capo dei lavori lo scoprirà, cadranno delle teste. Capitano, dobbiamo tornare indietro alla stazione adesso. Cosa è successo? Ho dimenticato il pranzo. Mr. Hoggins. Falso allarme, l'ho trovato. Capitano, non ci sono segni di attività sulla stazione. Sembra totalmente abbandonata. Dovremmo attraccare e scoprire che sta succedendo qui. Io rimarrò sulla nave a coprirvi le spalle. Speriamo che non ci sia un'altra intelligenza artificiale simpatica come quella di prima. Si può salvare? No. D'altra parte questo è solo un prologo. Quindi può darsi che non ci sia proprio il salvataggio. Qui non abbiamo bisogno di chiedere permessi di atterraggio perché non c'è nessuno a cui farlo.
attacchiamo direttamente con questo buono. Dovrebbe bastare. Ok, allora le porte della baia di carico si aprono. Il capitano del suo equipaggio arriva in una grande sala d'ingresso. Attualmente ha sole luci di emergenza che mostrano i resti di un arredamento distrutto sparpagliati sul pavimento a formare grandi mucchi di rottami. Dobbiamo riattivare i generatori. Cerchiamo dei superstiti, continuiamo la nostra avanzata. Riattiviamo i generatori. Cerchi la camera di un terminale energetico per ristabilire i sistemi. Dopo qualche minuto trovi una sala che contiene i generatori. Il capo del team ingegneri si avvicina. Capitano, abbiamo individuato un'anomalia nei generatori. Potremmo usare i resti di una delle macchine distrutte per farli funzionare di nuovo. Avanti, provateci. La capacità di ingegneria. La capacità di costruzione del tuo ingegnere ti assicura il successo. La squadra analizza il danno con cura scrupolosa e prepara una soluzione temporanea. Qualche minuto più tardi hanno costruito un apparato che consente al flusso di energia di ripristinarsi temporaneamente. Bel lavoro squadra, continuiamo. Con le luci accese riuscite a vedere la distruzione della camera molto meglio. Una nuvola di polvere avvolge tutta la zona. Tra i resti delle macerie emergono rimasugli umani. Continuate a cercare nella stanza quando all'improvviso sentite la voce, sentite che uno dei corpi sta ancora respirando. Aiutiamolo. Tirando fuori il corpo, trovate che il membro dell'equipaggio è vivo per miracolo. Sono arrivati, abbiamo opposto resistenza. L'uomo muove il suo braccio lentamente e tira fuori una scheda identificativa e ti consegna, mentre la luce svanisce per sempre dai suoi occhi. Dobbiamo scoprire che cosa è successo qui. Avanzi attraverso uno dei corridoi. Sulle pareti puoi vedere dei segni fatti col sangue. Raggiungi una porta di compartimento completamente chiusa, completamente sigillata. Accanto ad essa vedi un piccolo lettore di schede. Potete aggirare il terminale. La capacità di sistema upgrade del tuo ingegnere ti assicura il successo. La squadra di ingegneri si mette al lavoro e comincia a manipolare il terminale. Qualche minuto dopo sentite un suono elettronico e le luci del compartimento lampeggiano qualche volta. Prima, davanti ai vostri occhi, la porta scorre fino ad aprirsi, però consentendovi di entrare. Proseguiamo la nostra avanzata. Avanzate attraverso il corridoio e cercate nelle diverse stanze che riuscite a trovare. Arrivate sul ponte, dove un registro degli attracchi recenti o degli eventi più importanti dovrà essere un registro degli eventi recenti o degli attracchi più importanti. Il grosso computer che occupa la stanza è completamente distrutto. Continuate ad avanzare attraverso le camere più piccole senza per fortuna ne trovare nessuno, né indizi che potrebbero indicarvi cosa sia successo. In uno dei laboratori trovate i progetti per un prototipo di arma. Forse gli ingegneri potrebbero servirsene. Lasciamo questa stazione, non c'è rimasto niente da vedere. Allora, abbiamo rivoltato tutta la stazione, ma non ci sono superstiti. Ma non può essere. Dobbiamo ispezionare l'ultima stazione. Credo di averne avuto abbastanza, dovremmo tornare indietro. Questo va oltre la sua giurisdizione, signor Hawkins. Può venire con noi o rimanere qui. Decida. Questo è un oltraggio. Mi state sequestrando. Preparare il guscio di espulsione per immediata uscita. E va bene, verrò con voi. Che figata però le stazioni minerarie, perché praticamente sono integrate sugli asteroidi.
Finalmente arrivato all'ultima stazione. Dopo aver sentito le lamentele dell'ispettore Hoggins per tutto questo tempo, non vedete l'ora di finire la missione. Sembra tutto tranquillo alla stazione, quando all'improvviso appare un gruppo di navi nella zona. Sono navi pirata, riconoscete l'emblema degli ex-pilot sui loro scafi. Forse vogliono vendicarsi? Non c'è un istante da perdere, ordine al tuo equipaggio di prepararsi a difendere la stazione. Tutti erano riposti. Captain, the station is under attack. Ok, la stazione è sotto attacco. Vi avevo detto che dovevamo tornare indietro. Possiamo sempre girare la nave e andarci. Si controlli, signor Hoggins, non abbandoneremo degli innocenti. Equipaggio in allerta, respingeremo il nemico. Ecco sir, yes, sir. Vai col primo missile. Speriamo di essere entro la gittata, perché... sai che ti dico? Mettiamo tutto alle armi. Mancato. Questo è un combattimento dannatamente difficile, perché bisogna muoversi in degli spazi stretti. Dai, abbattiamo questo rottame, forse. Ok, fuori. Dopo la schermaglia, il direttore della stazione mineraria vi ringrazia. Grazie capitano, quei pirati sono sbucati fuori dal nulla. Volevano tenersi il nostro carico di estrazione di protonite. Abbiamo avuto fortuna che siate arrivati al momento giusto. Adesso siete in salvo. Questi attacchi sono frequenti? Calmi il direttore della stazione promettendogli di allertare i vostri superiori in modo che possano mandare navi di pattuglia in questa zona. Accetta graziosamente l'aiuto con un gesto. Il direttore risponde con tono nervoso. No, questa zona di solito è molto tranquilla, ma negli ultimi giorni ci sono state diverse schermaglie tra i pirati e le navi commerciali. Questo però va oltre qualunque incidente sia mai capitato fin qui. Avete informazioni che potrebbero essere ritenute utili? Chiedi al direttore se ha delle informazioni rilevanti che potrebbero fare un po' di luce sulle intenzioni dei pirati. Lui risponde. Non ho idea di che cosa potrebbero volere al di fuori della protonite, anche se un attacco su questa scala non ha alcun senso. Oh, un momento. Il direttore sparisce dal visore solo per tornare un attimo dopo. Sono stato informato che abbiamo recuperato una trasmissione codificata su una delle navi. Forse vi sarà di aiuto. Grazie, capo. Capitano, la trasmissione corrotta corrisponde al resto dei dati del percorso dei dati. È possibile cominciare un'indagine? Il team scientifico attualmente crede che abbiamo abbastanza dati per decodificare tutto. Ci mettiamo subito al lavoro. Ricevuto. Allora, vediamo di raccattare il carico di queste navi.
Ora siamo pronti ad andarci. E la procedura è la solita. Si è comportata bene questa nave, anche se non è la mia. Ok, speriamo che il comandante non la faccia a pezzi, perché... Control Tower, we request permission to dock. Station Control Tower here. Dock at the assigned bay. Over. Receiving coordinates. Establishing communication. Docking protocol prepared. Che non va, che siamo fuori dal coma. Ok, adesso sì. Inizia la ricerca sui dati codificati. Ok, quindi andiamo allo store. Poi vediamo. Commissions, departments deve essere. Aspetta, abbiamo dei danni però alla nave. Ripariamo il 20%. Ok, vabbè. Allora, Departments, Research Lab, dunque, Start Researching Decoded Data, come faccio? Tasks. Eccoli qua, dati codificati. Dati codificati che abbiamo ricevuto nelle ultime missioni. Una volta che avremo i dati al completo saremo in grado di condurre un'indagine e poter decifrare. Ok, vai. Sta vostra. Republic ship requesting docking permission. Nave repubblicana che richiede permesso di attracco. Station control tower here. Dock at the assigned bay. Una volta tornati alla stazione, Howard dice addio con le sue ultime parole e lascia il gruppo. Susan viene a trovarvi con un umore decisamente allegro. Siete finalmente tornati. Ispettore Hoggins sembrava un po' fuori posto. È andato tutto bene? È meglio non chiederlo. C'è un posto di questo settore che non sia privato dalla morte? La verità è che con l'organizzazione del Grande Vertice, pattuglie repubblicane sono state ridotte per poter essere richiamate al quartier generale. È provvisorio, ma sembra che sia stato abbastanza a provocare tutto questo. Bene, ci presenteremo il prima possibile. Wow, mi spiace doverlo sentire. Susan distoglie lo sguardo per qualche secondo, ma poi si ricompone e riassume rapidamente il suo atteggiamento chiacchiericcio. In ogni caso abbiamo buone notizie.
È stata dura, ma le riparazioni della vostra nave sono state completate. Immagino che questo sia un addio. Non fate gli associati e tornate a visitarci se vi ritroverete un'altra volta in questo settore. Certo, ci rivedremo sicuramente. Spero che non torneremo qui mai più. Ma povera Susan, mi sta pure facendo il filo, no? Io non me la sento di darle un due di picche così, così brutale. Non è proprio il mio umore, cioè non sono proprio dell'umore adatto per farlo, quindi diciamo che ci rivedrì. Ok, allora. I nostri scanner individuano segnali multipli nella zona. Forse dovremmo indagarci sopra prima di trasportarci alla stazione della 7 stella. Può darsi che qualcuno abbia bisogno del nostro aiuto. Allora, usare la mappa, d'accordo. Entriamo un attimo nello store, voglio vedere. Oh, questa è la mia nave finalmente. Vedi che qui ci sono altri sistemi sui quali possiamo finalmente installare roba. Vogliamo cominciare ad aprire qualche cassa? Oh, lo vedi? Questo è Interceptor Laser Mark 1. Ottimo. Vediamo di aumentare la nostra potenza di fuoco. Abbiamo dei cannoni a plasma leggeri. Nuclear Missile Launcher. Ce l'abbiamo già uno. Ok. Shotgun Mark 3. Questo potrei addirittura scrappare. Light Cannon of the Republic. Le munizioni di questo cannone provocano gravi danni allo scafo, ma non sono efficaci contro gli scudi. Ok. Targeted Missile Launcher. I missili sono in grado di passare attraverso gli scudi, ma possono essere abbattuti dagli armamenti nemici. Ah, le armi verdi devono andare negli slot verdi, ok. Questo che fa? Generatore impulso. Lanciamine. Ragazza. Cos'è questo? Un progetto? Progetto era. Non ho visto cos'era questo. Interceptor laser. Ok. Richiede 50 e 250. Sì. Si può costruire. Un altro, ancora uno slot su. Che fa sto coso? Un sistema di mascheratura avanzato che rende la nostra nave più difficile da individuare. Anche se le navi nemiche possono ancora individuare la nostra posizione con radar, gli sarà più difficile raggiungerla. No, devo fare un'altra cosa. Generatore di impulso, un potente generatore di impulso elettromagnetico che stordisce le navi entro il suo raggio di azione. Proviamo, dai, potrebbe essere utile. D'accordo. Si può vendere qualcosa? Tipo questo lo venderei, però non vedo perché. Cioè c'ha due pallini. Light Plasma Cannon e Mark 1. La stiva era troppo carica. Vorrei vendere qualcosa. Ma invece se proviamo ad upgradarlo questo. Però sai. Essendo l'arma primaria magari. Un danno aumentato può servire. Va bene. Usciamo. Allora, usa la pastellare per la tutta stella, indaga sui restanti punti di interesse. Ok, sì sì, cerchiamo i punti di interesse rimasti, anche perché... Oh, finalmente riabbiamo la nostra nave, guarda che carina. Mi è mancata tanto, perché poi il primo combattimento l'ho fatto con quella. Allora, segnale di soccorso. Perfetto. Andiamo a vedere questi segnali. Un equipaggio coraggioso, anche se in realtà
Abbiamo subito due perdite nel primo combattimento. Che succede qui? Individui un gruppo di navi sconosciute. Dopo aver tentato di contattarle per qualche volta, in modo da farle identificare, queste attivano i propri scudi e i sistemi di armamento. Si preparano ad attaccare, però non ci hanno lasciato altra scelta, però. Activate the shields. All power to weapons. This will be your last battle, Captain. I'll make sure to end you quickly. Mamma mia, che botto. Quello era il missile atomico, secondo me. Questi invece ce li facciamo da vicino. Oh, vedi che significa avere le armi cariche, però. Con la nave a piena potenza è stato un giochetto. Patroniamoci del carico e andiamo a prendere quell'altro. Belle le musiche con questo gioco, ha tante potenzialità. Bisognerà vedere un po' come lo tirano su, perché in realtà, ripeto, sembra una versione tridimensionale di Fusion Genesis, che invece era solo in 2D. Questo cos'è? Comune, ok. Andiamo a vedere l'altro segnale di soccorso, vediamo se è un'altra trappola o se c'è qualcuno da aiutare davvero. Questi ce li siamo proprio mangiati a colazione, perché erano pirati, però con la nave, con la vera Genesis non abbiamo avuto loro problemi. Motore a impulso e partenza. Ho detto, quella nave era carina e maneggevole, ma è abbastanza inutile a livello di combattimento. Queste le hanno proprio distrutte, invece non c'è rimasto niente. Solo i rottami. Una trasmissione da una nave civile interrompe un viaggio per il resto tranquillo. Capitano, grazie a Dio siete arrivati. Una terribile pestilenza si è diffusa attraverso l'equipaggio della mia nave e alcuni dei passeggeri, e anche su alcuni dei passeggeri. Purtroppo non abbiamo un medico a bordo. Potrebbe essere un problema serio. Mi spiace sentirlo. Ci sono state delle perdite? Sì, capitano, almeno il 20% dell'equipaggio è morto. Non ci è rimasto molto tempo. Oh no, Jimmy, oddio, la sua testa si sta gonfiando, capitano, esploderà a momenti, ci serve un dottore subito. È pericolosa sta cosa, perché una ATF a esplodere la testa. Qua ci giochiamo uno scienziato, eh. Io me lo sento. Andiamo a cercare aiuto, e dove cazzo va? La skill medica del tuo scienziato non è abbastanza alta per ottenere successo. Gli scienziati arrivano sulla nave e cominciano la diagnosi degli infetti. Passano delle ore senza risposte, senza alcun risultato definitivo, e dopo diverse prove errate, l'infezione raggiunge il punto di rottura. Nulla ha più senso, tutti gli infetti presentano diversi sintomi diversi e nessuno piacevole. Alcuni pazienti, le teste di alcuni pazienti crescono fino ad esplodere, altri presentano protuberanze che sembrano abbastanza strane, come ispettore Hoggins, mentre altri vedono ancora i propri organi espulsi dall'organismo da luoghi dove gli organi non dovrebbero mai essere espulsi. Dopo qualche ora non ci sono più pazienti da esaminare. Equipaggio, nessuno mai più parlare di questa storia, ok? E vabbè, forse ci voleva il medico con la skill più alta per... Ma in tutto ciò io poi non lo so se potevo farlo. Potenziare la skill, vabbè, insomma, è stata una... un evento distruttivo. Queste cose possono incidere anche sul morale della squadra, perché comunque non credo che avremmo potuto fare niente, perché non ci sono altre chiamate di soccorso, vero? Settore d'Acet Stella, non visitato.
avremmo dovuto farlo molto tempo fa. Viaggio nell'iperspazio. Captain, capitano, l'indagine è completata. Siamo stati in grado di ripristinare la trasmissione che abbiamo raccolto nel quartier generale degli schiavisti. Credo che dovrebbe sentirla immediatamente. Nartos, ammiraglio della flotta dei figli del sole. Rapporto situazione. Commander Expilio from Lethobia 1 here. Comandante Expilio da Lethobia 1 here. Qui, tutti i preparativi sono completi come da vostri ordini. Perfetto. Il summit galattico è vicino a noi. L'ira dei figli del sole si abbatterà sulla Repubblica Interstellare. È un zit sto coso, che cazzo è? Non riesco a crederci, dobbiamo riferirlo il prima possibile. Ricevuto, ammiraglio. Anche se c'è qualcosa che ci preoccupa, un capitano della Repubblica sta ficcando il naso nel settore. L'abbiamo seguito dopo il suo salto aerospaziale, ma ha distrutto le nostre navi. Occupatevi di lui il prima possibile. È il momento di controllare la rete di commerci e di scavi. Mandate una flotta pirata a assicurarvi che le stazioni di minerali di protonite siano sotto il nostro controllo e che nessuna delle stazioni della Repubblica venga rifornita. Spezzate la loro volontà e, se necessario, uccideteli tutti. Che il sole illumini la vostra strada, comandante. Sì, è un hit. Uccideremo tutti. Spyro, out. Chiudo. Fantastico. Ogni settore ha un solo pianeta, giusto? Chi da si scende pure sui pianeti? No? Non credo, penso che si svolga tutto nello spazio. Credo che il prologo sia finito. Sospetto. Beh, più che sufficiente comunque, diciamo. We welcome you, captains. Siete benvenuti, capitani. La reception vi aspetta al molo. Tutti i rappresentanti diplomatici saranno scortati alle camere del Senato, dove comincerà il vertice. Non credo che questo vertice si farà, ammiraglio Xiao. I figli del sole non ricevono più ordini dalla Repubblica Interstellare. Cosa significa questo, Nartos? Per secoli i figli del sole sono stati soggetti ai capricci della Repubblica. Questo tempo è finito. Vi ordiniamo di ritirarvi e di demilitarizzare completamente tutte le vostre basi strategiche nell'universo. Abbiamo badato alla sicurezza e agli interessi comuni dell'universo per centinaia di anni. Non ci spaventeremo per le tattiche intimidatorie di alcuni selvaggi stellati di sangue. Così pochi, ammiraglio? Siamo stati compiacenti per troppo tempo, ma adesso è finita. I figli del sole non si faranno più guidare da un burattinaio indegno. È tempo di tagliare questi fili e strangolare i nostri oppressori fino all'ultimo. Ammiraglio, questo è alto tradimento. Opposizione alla Repubblica del genere significa la pena di morte per chiunque supporti la sua ribellione. Ciao, Illy. I negoziati sono finiti, Xiao. Arrendetevi o morite. Io, amico, io no. Fine delle trattative. Nartos, siate ragionevole. Questo significa una guerra su scala universale. Moriranno a milioni. La decisione è già stata presa, Xiao. Che la luce illumini la tua strada, ammiraglio. Ah, devo combattere? Sì, come faccio? Ciao Illy, benvenuta. Scusami, non ti ho salutata come si deve perché ero un po' impegnato a seguire un dialogo che altrimenti non avrei perduto. Allora, io parto su questo. Captain, our shields have been damaged. Qua servono scudi. No, ma qua non reggiamo, ma sei impazzito? Cioè, tutto agli scudi, prima di subito, poi... Pazienza, the children of the sun are attacking the headquarters. I figli del sole stanno attaccando il quartier generale. Lo so, ma questi hanno delle navi che sono smodate. I nostri scudi sono... vabbè, raga. Questa è una battaglia che non si può vincere. Ma che siamo impazziti.
Guarda che cacchio di navi che c'hanno questi. The children of the sun are focusing all their fire. Il sole si stanno concentrando sulla stazione. Le probabilità che la stazione resista a questo attacco sono dello 0,057%. Grazie mai. Quante buone notizie tutte insieme. Ma stiamo per morire, io non riesco a sopportare tutto questo fuoco. Virare. Su. The armor around one of our engines has been destroyed. No raga, non gliela famo. Capitano, il quartier generale è al punto di rottura. No, vabbè. Dobbiamo mettere più energia ai motori e ce la segniamo. Prima che ci massacrino. Io. Danno strutturale al quartier generale crescente. Esplosione imminente. Vabbè, è stato bello, raga. Ammiraglio Xiao, è stato un onore servirla. The space station has been destroyed. La stazione spaziale è stata distrutta, sti cazzi. E come è arrivato a difendere? This can't be happening. Non può succedere, pagherete per questo, mi sentite? Me la pagherete, anche se sarà l'ultima cosa che faccio. Me la pagherete, anche se vi dovrò inseguire in fondo ai confini dell'universo. Capitano, se ne tiri fuori. C'è un incendio nella sala del reattore. I livelli di pressione sono fuori scala. Barton, rispondi, dannazione. Bastardi, non riuscirete a finirci. Capitano, abbiamo perso uno dei motori. Troppe cose. Heavy damage to the ship. Danni pesanti alla nave, è stato critico. Ma erano troppi comunque. Non vedo come avrei fatto a. Non te la caverai mai, Nartos. La Repubblica vincerà. Capitano, la nave dell'ammiraglio Xiao è stata distrutta. E anche la nostra. Ammiraglio, tutti i capitani, concentrate il fuoco sulla nave di Nartos. Non gli si può permettere di sopravvivere. Capitano, il laboratorio di ingegneria ha subito una breccia decisiva. Decompressione imminente. Ufficiale Diaz, lasci la stanza immediatamente, un ordine. Mi spiace capitano, è troppo tardi. Devo avvicinare le porte per evitare la decompressione dell'intera nave. Non lo faccia, mi sente? E proibisco di chiudere quelle dannate porte. Cavolo ragazzi, il pathos è alto in questi dialoghi però, eh. Serratura manuale attivata, chiusura delle porte in corso. È stato un onore capitano. No! Mi dispiace solo dover rileggere così in fretta, perché non posso dare la giusta intonazione ai dialoghi. Comunque siamo morti, cioè. È inutile che stiamo a parlarne. Credo che ne abbiamo fatti fuori anche troppi. Se ho un altro missile forse faccio fuori un'altra nave. A meno che lui non stia pilotando la battaglia per farmi arrivare alla fine, ma non credo. È andata giù una nocciolina. Cioè, pensate se questa battaglia la si potesse completare, quanto loot alla fine. Comunque abbiamo perso 3 motori su 5. Lì c'è ancora una nave alleata, ma mi sa che se ne... volevo dire che durerà. Più che altro è stata divertente la traduzione di... No, e beh, per una volta. Lo so, Illy, ma il problema è che non posso né gridare troppo e quindi fare una recita di una situazione concitata, né seguire la giusta intonazione perché corrono troppo questi dialoghi. Dovrebbero durare di più. Se mi desse la possibilità di decidere io quando passare appresso. Cioè, ragazzi, io ho messo tutti gli scudi al massimo, Ci hanno fatto un culo come una capanna. Quest'ora sarei già morto se avessi fatto una... distribuzione diversa dell'energia, forse i missili a lunga gettata ci arrivano da qui. Proviamo.
se non lo abbattono prima. No, no, ho colpito il bersaglio, hai visto che botto che ha fatto? Oh, quella è un'arma nucleare, eh. Ci vuoi scherzare quanto vuoi, ma... cooldown pazzesco. E poi fa con gli scudi, sei al 16% amico. Forse a questa gettata non si piace. Missile. Ti ucciderò Nartos. Ma Nartos dov'è? Cioè forse dovrei dire Darth Maul, perché mai ridirigi tutta la potenza ai cannoni. Cambio del protocollo di sicurezza richiesto. Conferma richiesta. Capitano James Scott della Brigata Interstellare BB41-2C. Disattivare i protocolli di protezione. È impazzito. Protocolli di sicurezza dell'equipaggio disattivati. Capitano, i sistemi non sopporteranno il sovraccarico. La probabilità di morire è del 100%. Non permetteremo ai figli del sole di cavarsela così. Mai, piena potenza. Sì, capitano. Supporto vitale offline. Sistemi difensivi offline. Tutta la potenza all'attacco. 110, 250, 500, 1000. 250%. 500%. 1000%. Per la Repubblica! Mamma, ragazzi. Spettacolo. Chi se l'aspettava? Mai? Mai? Analisi della situazione? Sistemi completamente distrutti. Equipaggio morto. Capisco. E così è finita, vero? Sistema mai. Errore di protocollo. Danni? Tranquilla, io sono qui con te. Riposati, Mai. Riposati. Madonna, ragazzi, viene quasi da piangere. Cioè, c'è dell'epicità in tutto questo. Io non me l'aspettavo. Cazzo di prologo. Porca miseria. Io pensavo che fosse una cosa così. Cioè, di solito i giochi così hanno una trama che andrebbe bene per un porno di 100%. Grazie per aver giocato la demo di Between the Stars e grazie a chi me l'ha regalata, mi ha fatto un regalone. Se vi è piaciuta la demo potete aiutarci a rendere questo gioco in realtà supportando su Kickstarter. Se volete controllare la nostra campagna cliccate sul bottone R, ma anche subito. Cioè, questo gioco... se viene su così... cavoli. Portino glielo diamo, ragazzi, questo gioco ha delle potenzialità impressionanti. Vediamo se mi fa tornare al Between Stars. È un roguelike space faring non lineare, ARPG, con una pesante impronta dedicata agli eventi e alle scelte dei giocatori. Lo abbiamo visto, perché in effetti ci ha fatto fare un sacco di scelte. Preordinalo subito. Allora, donazioni a partire da 1 euro. Okay. Allora, attualmente il gioco ha raccolto $37.616 sui 30.000 previsti come traguardo per realizzarlo. Con 1052 sostieni tu. Ah, ecco, poi ci sono i vari target. Allora,
Con una donazione da 1 euro sei recluta, ricevi la nostra gratitudine e fai parte di una community di giocatori, oltre a ricevere 2 poster esclusivi come parte della campagna. Dai 5 euro in su, soldato, appari nei crediti del gioco come qualcuno di quelli che nella lista di quelli che l'hanno reso possibile. 16 euro più, capitano, ti dà allora il set di poster, il nome nei crediti, una copia digitale del gioco sotto forma di chiave Steam e l'accesso al canale Discord con il rango corrispondente. Dai 20 euro in su, capitano, pacchetto standard comprende una copia digitale del gioco, oltre ad una skin esclusiva per ogni nave, un accesso alla nostra, al nostro Discord, alla nostra community Discord. Quindi pacchetto dei poster, il tuo nome figurerà nei crediti, copia digitale del gioco, accesso al canale Discord. Ok. Dai 25 in su, per i nostri capitani più intrepidi, tutte le ricompense di prima, oltre ad una copia della soundtrack ufficiale di Between the Stars, che pure non è da poco, la soundtrack si è rivelata notevole. 30 euro in su, lo spazio ti garantirà prosperità, prendi questo pacchetto pieno di roba ad un prezzo ridotto prima che si esaurisca. Pacchetto con i poster, il nome nei crediti, copia digitale del gioco, accesso al canale Discord, soundtrack originale, artbook digitale, accesso anticipato al gioco. 35 o più, accesso, no? Sarai uno dei primi a avere questo pacchetto esteso, vabbè, che include ricompense migliori oltre all'artbook, le immagini migliori, vabbè, bla bla bla. 50 euro wallpaper pack, il nome nei crediti, copia digitale, accesso al canale Discord, soundtrack originale, artbook, accesso anticipato, 2 skin esclusive, il tuo nome figurerà nel gioco, vabbè, oltre si va proprio su. Vuoi che questo gioco non si chiami Between the Stars ma si chiami col tuo nome, paga 500 euro. Vabbè. Beh, ragazzi, diciamo che a volte sui siti di crowdfunding ci sono dei piccoli capolavori. Cazzo, Nigno, dammi un tuo parere, perché tu me l'hai visto dall'inizio quasi, insomma. Ci sei perso il primo combattimento degli schiavisti, ma grosso modo il succo l'hai visto tutto. Che ne pensi? Perché ti dico, il feeling a giocarlo non è male, perché le navi non sono difficilissime da guidare, però richiedono quel minimo di padronanza che rende il combattimento ovviamente tattico, perché comunque devi spostare energia dagli scudi alle armi, ai motori, e comunque c'è la strategia del decidere tu cosa mettere sulla nave prima di partire. Poi ho visto una buona componente di crafting per quanto riguarda i pezzi dell'astronave, ho visto le scelte quando entri nelle stazioni, comunque non è una cosa proprio sterile, cioè sembra veramente Fusion in 3D alla fine, anche un po' evoluto. Aspettate che voglio allora, però gli dico di no solo per tornare all'ingresso, okay. Vedere se lo chiude oppure. Ok, devo indossarselo. Quando c'è chi sa fare le cose per bene, cazzo sì. Insomma, cioè, è una demo, ragazzi. Il gioco potrebbe anche differire notevolmente, oppure magari essere così, ma poi diventare ripetitivo, perché magari è sempre tutto uguale, ti fa visitare 200 sistemi stellari che sono tutti uguali a se stessi. Non lo possiamo sapere. Però, diciamo che se questa demo rappresenta una fotografia felice del gioco, cioè un qualche cosa che presenta solo il meglio, è stata confezionata molto bene. Perché mi ha dato un'ottima impressione. L'unica cosa che non apprezzo tantissimo, o che non ho apprezzato, a parte vabbè un singolo crash, però quello ci può stare perché ho fatto pure io delle cazzate, il fatto che scattava un pochino. Non so quanto sia veramente ottimizzato, perché poi in un gioco del genere devi portarti dietro tanti effetti, tante cose, insomma. Ce ne vuole per ottimizzarlo e farlo girare bene. Quello però è fondamentale, perché poi il gioco deve essere fluido. Comunque. Belle musiche molto evocative. Posso dire che mi ha fatto un'ottima impressione. Non si nota se qua mi si...